Etica, legalità e cultura, ma anche giustizia sociale e corrette politiche. Al centro dell'incontro di questa mattina in prefettura, cornice istituzionale, quella del Palazzo del Governo, alla presenza del prefetto di Caltanissetta, la dottoressa Cosima Di Stani, della rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta Denne e di Don Luigi Ciotti. Una sala gremita dove, oltre alle alte cariche militari, erano presenti i dirigenti scolastici degli istituti superiori e i rappresentanti della Consulta studentesca. Vi erano anche rappresentanti di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Cita Don Luigi Sturzo, Don Ciotti, e ricorda il suo ultimo incontro con Giovanni Falcone. Dice a chiare lettere, a chi era presente, che il valore della legalità dipende dagli obiettivi cui è rivolta. La legalità è lo strumento per raggiungere la giustizia. Partirà poi da Padova, giorno 15 marzo, una fiaccolata che attraverserà alcune città che nella lotta dei 25 anni di Libera ne sono stati parte, tra cui Gela e Niscemi, e poi arriverà il 18 marzo a Palermo. Il culmine dei festeggiamenti per questi 25 anni di esistenza di Libera contro le mafie sarà nella festa nazionale del 21 marzo e abbraccerà tutta Italia. Noi vogliamo sottolineare con forza, è una memoria viva che deve tradursi però tutti i giorni in responsabilità e in impegno. Il miglior modo di fare memoria è quello di impegnarci tutti, di non ingabbiare la memoria nel passato, ma di viverla nel presente per proiettarla verso il futuro. La memoria viva, non la retorica della memoria, non la memoria che si riduca ad eventi o solo appiccicare delle lapide e poi dimenticarsi della concretezza dell'impegno. E quindi il 21 di marzo, oggi legge dello Stato, voluto dal basso, costruito con le associazioni, con i gruppi, con i familiari delle vittime innocenti, oggi legge dello Stato. Perché ci siamo preoccupati di fare in modo, noi passeremo, ce ne andremo, ma che la memoria di quello che è avvenuto, di quello che sta avvenendo, graffi sempre nelle coscienze delle nostre persone. Attraverso la memoria, la testimonianza nei confronti naturalmente delle giovani generazioni, noi riusciamo a costruire una società libera, una società quantomeno libera nella scelta, libera nella scelta. Poi ovviamente sta a noi, alla nostra capacità, di fare in modo che la legalità sia la scelta attrattiva per eccellenza, perché la legalità è praticamente la scelta degna della persona in quanto tale, in quanto praticamente uomo libero, uomo che praticamente riconosce il valore della legge. Ovviamente legge non intesa in senso formale, ma in chiave etica e soprattutto sostanziale. E questo è un lavoro che è stato avviato da tanti e tanti anni. Questa non è l'unica manifestazione, anzi siamo al 25esimo anno della primavera della legalità, quindi va semplicemente continuato, va ovviamente memoria e impegno rivolto sempre alle nuove generazioni. Memoria viva, condivido il messaggio di Don Luigi.